Amici a Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 100 metri per provare questo bellissimo esemplarino di Chiappa Pack 9. Però come sempre io, prima di iniziare, voglio rilanciarvi l'invito a seguirci sui nostri social, mettere like alla pagina Facebook per avere i link diretti al nostro canale YouTube, iscrivervi appunto al canale YouTube per ricevere le notifiche o comunque sia per supportarci un po', visto che YouTube ultimamente ci sta pigliando a calci e a schiaffi. E soprattutto di seguirci anche sul nostro profilo Instagram, perché è lì che stiamo pubblicando contenuti un po' più personali, spoilerati, contenuti interattivi, sondaggi, domande e risposta, ecc. Tactical Raiders Shooting, scritto così come ve lo sto dicendo. Chiappa Firearms Pack 9. È questa, di definizione, pistola, ma io mi sento più di definirla carabinetta, camerata per il 9x21, prodotta appunto dall'italiana Chiappa Firearms. Perché vi dico, la definisco carabinetta? Perché io già la sto guardando con gli occhi del futuro. Perché? Perché questo è il mio ultimo acquisto, per ora virtuale, nel senso l'ho bloccato da il nostro amico Gigi di Free Shot, che ce la sta prestando anche per questa prova. Perché? Perché questa sarà la base di un custom, quindi per ora me la sono accaparrata. Poi, con calma, saprete, restate collegati, perché faremo qualche bello specialino e trasformeremo questo brutto anatroccolo in un bellissimo cigno. Comunque, Chiappa Pack 9 è chiaramente, dall'estetica, costruito intorno a un castello di una cappa. Si è scelto però il sistema di funzionamento a chiusura labile perché il pistonato è di difficile attuazione con la scarsa energia del 9x21. Arrivando rapidamente alla lettura dell'arma, vi dico che impugnandolo è piccolo e pesante, è un bel macignetto. Esteticamente i metalli sono rifiniti bene, le plastiche, c'è qualche segno di iniezione, qualche un po' variegato, secondo me migliorabile, ma come vi dicevo, a me poco importa, perché finirà sotto gli abili ferri di Gigi e diventerà un bellissimo cigno. Partendo dalla volata troviamo appunto la volata sporgente di 1,5 cm dal sistema di mira non filettata, e anche qua vedremo di fare qualcosa a riguardo, già lui mi fa segno così. Mirino, classico look da AK, tutto il sistema di handguard e bocchettone alimentato con caricatore da beretta, ma cambiando il bocchettone è possibile anche alimentarla con caricatore Glock. Adesso io deciderò, sceglierò io sia Glock che beretta, e ne ho diversi di caricatori, quindi è solo un fatto di comodità mia. C'è un handguard con questa slitta RIS inferiore, design vabbè, ripeto, non è proprio al top secondo me, due slittine superiori laterali in plastica, proprio non penso neanche sia fibra, perché a giudicare dal colore della finitura penso sia plastica, così anche come plastica il RIS superiore, e sul quale è montato l'attacco di mira posteriore. Una cosa molto intelligente però è che il dust cover è incernierato, quindi può ospitare i sistemi di mira sia meccanica sia metallica, in questo caso plastica, che ottica, perché comunque è bello stabile. Sulla tacca di mira posteriore io stenderei un velo pietoso, perché comunque non è né regolabile, anche qui è veramente proprio dalla parvenza di essere piuttosto cheap. Andando avanti, finitura, bella finitura dei metalli, anello per la cinghia per appendercelo al collo a mo' di ciondolo. L'impugnatura è compatibile con l'aftermarket AK, e qua, yeah, godo, perché questa qua non mi piace neanche un po', anche se comunque fa il suo lavoro, è piccolina però ha dei finger groove molto pronunciati che permettono di tenerla in mano. Idem anche la sagomatura a 1000 righe dietro che va a prendere il palmo della mano, devo dire che fa il suo sporco lavoro. Sistema di sgancio caricatore della K non serve, serve a tenere appunto tutto il bocchettone. Sistema, lo sgancio caricatore reale è qui a lato. Selettore classico AK, così anche come design della K il appunto grilletto. L'azione bella tostina, la molla, però non ha, fa una buona musica. Arrivando allo scatto, precorsa, morbido, non pulito, molto granuloso, punto d'appoggio, momento cedevole, altri impuntamenti, bello lungo dal punto d'appoggio al momento in cui effettivamente scatta, c'è ancora un po' all'andamento dello scatto di una K, simile
e vi dicevo, non è proprio pulitissimo. Il reset. Reset spinge poco, anche qua si sentono dei granuli. Tac. Balzo del dito, piuttosto lungo. Vi dicevo, cose che a me non interessano. Uno, perché ho usato AK che avevano scatti peggiori di questi. Due, perché comunque con pochissimo, con un intervento di pulizia, andrà a posto. Bene, parlerò i primi 5 colpi su un bersaglio circolare modello RE che manderò a una distanza di 50 metri. Sì, lo so, è una distanza esagerata, perché comunque, come vedete, non ha il calcio. Devo tenermi in mano così. I colpi di prova, diciamo che su 5 ne ho messi in sagoma 3, però non è che avevo grandi aspettative. E comunque, come vi dicevo, è pesante, praticamente lo devo tenere in equilibrio così e andare a azzeccare le mire e il bersaglio. Vediamo, tanto siamo qui a divertirci, non è che mi fanno segno di tenerlo in maniera laterale, in maniera inclinata. Boh, potrei anche farlo quasi quasi, adesso vediamo. Ho fatto qualche prova, sì che forse c'ha ragione, quasi quasi lo inclino un po' verso ore 11. Quando vuoi. Sensazioni di sparo, dicevo, è pesante, pesante da tenere su e quindi anche il rinculo è molto 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 gestibile, dirò, è divertente, ha dei punticini in cui andrò a intervenire, però comunque mi ha dato una bella sensazione, molto gestibile, rileva appena appena perché comunque lo lasciavo andare, scatto che è uno scatto da AK, direi che niente di nuovo per me, grip dell'impugnatura, certo mano singola, la vedo veramente un po' dura, magari provo, però mi sembra un po' un azzardo proprio andare a mano singola. Cioè a mano singola, a impugnatura singola, senza andare a prendere l'handguard. Adesso vediamo se ne ho messi 4 stavolta. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Bassi, però comunque paradossalmente, uno è finito nel legno, paradossalmente non è proprio apertissima la rosata. In un mondo fantascientifico, ha un'ampiezza riconducibile al cerchio della licenza, ovviamente la buttate lì dietro, poi questo è un uovo di pacca, nessuno l'ha mai neanche regolato, quindi non sappiamo sinceramente quanto possa essere regolato. Mi diceva una cosa Gigi, un particolare, che le macchine così molto compatte, tipo il Kurz senza calcio, vanno usati meglio con una cinghia a compressione, cioè spingendoli in avanti che crea una sorta di punto d'appoggio. E mi servirà perché adesso è il momento dello zombino. Il zombino partirà da una distanza di 25 metri, avanzerà verso di me, io con altri 5 colpi proverò a beccare la zona verde per eliminare la minaccia. Direi che è andata di culo. Uno l'ho beccato, comunque secondo me spara basso, c'è da regolare il mirino perché ho mirato parecchio alto, ciò nonostante li ha buttati tutti parecchio in basso. Sì, con la cinghia, come dicevo, compressione dà un po' più di stabilità, perché comunque la stabilizza un po', la ferma, gli dà un altro ancoraggio. Lo scatto, dicevo, uno scatto da AK. Anzi, già adesso, secondo me, dicevo, questo è nuovo di pacca perché ce l'ha portata fuori fresca fresca dall'armeria. Secondo me, già avendoci sparato i 5 colpi di prova, quei 5 qua, un po' si è pulito. Qualche probabilmente bava di lavorazione, un po' già si è pulita perché sembra nettamente meno granuloso del primo momento in cui ho provato lo scatto, che era proprio nuovo, nuovo, nuovo. Bene, cosa facciamo? Riempiamo il caricatore da 15 della veretta e andiamo a dare una sferzata alla macchina, vediamo un po', farò il gioco del double tap, triple tap, fondo al gas, vediamo un po' come mi gira. Manderò lo zombino a 10 metri, il box centrale è già stato abbondantemente colto, quindi mirerò nello stesso punto per evitare di andare magari a buttarli bassi bassi.
Bene, abbiamo scoperto che i due caricatori di serie sono limitati a 10, quindi mi sono fatto dare quello da 15 dal mio socio e almeno posso fare quello che volevo fare io. Io non è che mi sia potuto esprimere al massimo come volevo, perché comunque sia, sì, la cinghia a compressione comunque va tenuta fuori. Io quando faccio dito veloce tendo a tirare, quindi non è che mi sia potuto esprimere al massimo. Più il reset lungo del grilletto non mi ha facilitato la cosa. Lui è stabilissimo, veramente, perché comunque è un bel macigno, poi secondo me è anche un bel sistema di chiusura, perché comunque per essere così corto è stabile. Cioè, guardate comunque questa rosata. Sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, sicuramente, forse 6. Ce ne sono due qua. Cioè, è bella raccolta, ripeto. Attacca di mira posteriore e soprassediamo. Perché sì, è bella strettina, sembra anche bella fissa. Però ecco, non penso sia regolabile destra e sinistra. Secondo me no, perché io vedo tutto fisso. Quindi l'unica regolazione che abbiamo è sul piolo del mirino frontale. Comunque, mirato ancora un po' alto, ha la tendenza a essere bassa, cioè la rosata è stretta. Dicevo, secondo me è una piccola fan machine che ha bisogno di qualche toccatina per essere come voglio io. Io qua in poligono ho viste tante di gente che ci tira anche così, ripeto, non la vedo molto sensata così, perché comunque non è una pistola e non è una subgun, però ecco, secondo me due tocchi, sicuramente il calcio e una giustatina estetica e diventa veramente una figata, un'ottima base per il custom. Noi tempo fa avevamo provato il modello più lungo, che è il Rack 9, che anche lì di serie è abbastanza discutibile come estetica, però anche quello funzionava da Dio, sotto i ferri di Gigi che l'ha tagliato un pezzo di canna, gli ha messo i pezzi della DLG, che quello ha tutto aftermarket compatibile, questo purtroppo no per quanto riguarda il davanti, il dietro sì. Però, cioè, secondo me, sono ottimi prodotti per chi si accontenta così, oppure ottime basi per dei custom. So che dopo il nostro video ha avuto parecchie richieste perché sono piaciuti parecchio. Anche perché comunque, con intorno ai 650 euro, se non sbaglio, viene via. Quindi c'è abbastanza abbordabile, molto popular come prezzo. Qui, ripeto, sono prodotti che funzionano molto bene. C'è da fargli qualcosina se siete uno come me che non si accontenta, però secondo me possono andare benissimo anche così. Gigi mi fa segno, prepariamoli, va bene, prepariamoli. Comunque, vi dicevo, torno ai 650 euro, classificato pistola sportiva, se non erro. Subita Glock Beretta, quindi c'è da fare. Ora, lo riconsegno nelle sue mani, lo ringrazio per avermelo portato qui in anteprima, come sempre ringrazio anche l'Isola del Tiro per gli spazi che ci concede, il mio staff per le riprese montaggi video. Noi ci diamo appuntamento alle 18 di venerdì prossimo e non vedo l'ora di mettere le mani per customizzare questa roba e di portarmela a casa. Ciao!